Pescara Genoa asse caldissimo, perché nelle prossime ore la dirigenza biancazzurra e quella del Grifone si troveranno per discutere di una trattativa che prevede traffico enorme dalla Liguria all'Abruzzo e viceversa. Il nome centrale di questa operazione, che potrebbe diventare Maxi, è quello di Francesco Zampano. Esterno, dopo l'esperienza di Udine, fortemente voluto da Massimo Oddo in Friuli, non è stato riscattato dai bianconeri, complice anche l'allontanamento del tecnico in corso di stagione. Zampano è tornato in biancazzurro, ma è appetito dalla massima serie, specie dai rossoblù del presidente Preziosi, che vorrebbe consegnare a Davide Ballardini un cursore di fascia come Zampano. Oltre a lui, anche Frank Canutè potrebbe trasferirsi destinazione Marassi. In questo caso, con la doppia operazione, il cash che il Genoa dovrebbe corrispondere nelle casse del Delfino potrebbe essere parzialmente compensato dal passaggio di Fiamozzi a titolo definitivo e Asensio in biancoazzurro. Per il laterale sarebbe una conferma di un ritorno voluto in inverno, specialmente da quel Giorgio Repetto che nutre una profonda stima per il ragazzo, avendolo riportato all'Adriatico a distanza di qualche stagione. Il club di Preziosi vorrebbe inserire appunto anche Asensio nella trattativa per abbassare ancora il compenso in denaro. Lo spagnolo nell'ultima stagione ha giocato da Avellino e qualche indizio social invita a pensare che se ne avesse l'opportunità in biancoverde ci tornerebbe. Ma sono per l'appunto solamente indizi, che potrebbero essere smentiti dai fatti. L'asse con i Liguri non si ferma qui però, perché il giovane difensore Luigi Carillo, di ritorno dal prestito al Pisa, dovrebbe trasferirsi in rossoblù col Pescara, però che lo riavrebbe immediatamente in prestito per un anno. Intanto il Delfino prova a riaprire la corsa a Gennaro Tutino, che sembra un passo però dal trasferimento alla Carpi. Il Pescara vuole provare a ribaltare una situazione che in questo momento vede gli emiliani in vantaggio. Sono tornati in città nel frattempo per sostenere le visite mediche Fornasier, Balzano, Crescenzi, Bonino e Proietti. Nelle prossime ore attesi anche Perrotta e Gravion. Intanto il portiere Tomas Calore, nelle ultime due stagioni in prestito al Teramo, va a Piacenza, sempre in Serie C. La primavera avrà bisogno invece di un nuovo allenatore, visto che Massimo Epifani è ufficialmente il nuovo tecnico del Fano. Per sostituirlo i nomi caldi sono quelli di Pierluigi Iervese, che ha appena terminato l'esperienza a Francavilla, e quello dell'ex attaccante biancazzurro Fabrizio Cammarata.